Finalmente eccoci qui con l'ultimo Magnum della Limited Edition per Dante. Adesso andremo ad assaggiarlo. Io devo fare una premessa: non mi piace il cioccolato bianco, ma essendo che è questo ci pigliamo. Però devo dire che sono curiosa di provarlo. Anche perché Stefano di Mr. Kitchen in the World mi ha detto che gli è piaciuto e lui gradisce molto come me il cioccolato fondente e non quello bianco. Però la cosa particolare di questo Magnum è che c'ha il pistacchio e il cioccolato Ruby. Il pistacchio mi piace. Quindi può essere che magari questa è la confezione, rosa, il pack è bellissimo, secondo me, il più bello tra i tre, per me, vero mamma? Sì, Che la salutiamo, salve a tutti, che è è molto bellissimo. meglio di Sì. E tutti gli altri allora, due. secondo posto per il Magnum Inferno, come pack stiamo parlando. E terzo posto per il Magnum Purgatorio perché quello era un pack schifoso, il Magnum non mi è piaciuto, eccetera, eccetera. Però c'è il video se lo vuoi vedere. E la cosa più bella soprattutto di questo pack è il logo Magnum, che è unicornoso. Guarda che bello. Di cacao rosa, di Isio Ribelle, bianco e pistacchio, non anelare. La frase è l'amor che muove il sole e le altre stelle. Come ingredienti te li faccio vedere qui e come sempre te li scrivo qui accanto. Mamma, sei curiosa di provarlo? Assolutamente sì. Mia madre ama il Sì, fondente, infatti a me è come piaciuto me. l'inferno. Allora, io ne apro Bello, uno bello. perché io non lo mangio, sono sicura. Glielo do a mia Grazie, bella idea. madre. Guarda che bello, è stupendo. Vediamo se ci andiamo in paradiso, mamma. O ritorniamo Non lo so, all'inferno. vedremo, no, non Io credo. sono più da inferno, eh. Sinceramente, paradiso, la confezione dentro è Beh, sempre ma certo, dorata. sempre, beh, fatta molto bene. Tutto bianco, il mio terrore. Vabbè, paradiso, non potevi aspettarti altro. Esatto. Andiamo subito ad Un assaggiarlo. morso. Vedrai la mia faccia. Speriamo. Non dico più niente. No, vabbè, mi sono sbrodolata perché è partito. Tutta la parte. A sé me lo deve assaggiare, no singolarmente. Infatti questi gelati devono essere assemblati per Oh, capirli non me insieme. l'aspettavo, come ha detto Stefano. Do un altro morso. Buono. Inaspettatamente. Papamente. Non è dolce come quello al caramello. Caramello. Per me mi è partito che mi sono sbrodolata e quello sarà un epic fail proprio. Cioè, proprio forse lo metterò come copertina anteprima del video. Il cioccolato bianco è di buonissima qualità. È di ottima qualità, quindi non è quel cioccolato bianco dolce che ti fa cadere i denti. È un cioccolato bianco fine. E per dirlo io, veramente, potete metterci la firma perché io odio, odio il dolce. Cioè, una dirà, vabbè, se è un dolce deve essere molto Sì, ma zuccherato. non è grande dolce proprio. No, ma non è come quello, cioè non è dolce, è fine. Non mi ha lasciato dolcezza in bocca. È E mi è cornuto. partito a me subito il cioccolato bianco. Come dice Lisa, forse loro hanno fatto questi tre tipi di Magnum per poi metterlo quello che piace di più in commercio. Per me la classifica è Magnum Inferno, Questo. Paradiso e ultimo, che proprio non Purgatorio. dovrebbe esserci manco stato direttamente, il Purgatorio. Come voto, sinceramente, essendo che il cioccolato bianco solitamente, ripeto, forse mi vado a essere ripetitivo e noiosa, però il cioccolato bianco solitamente è orribile, a mio parere. Questo è di buona qualità. Il pistacchio
Si sente o non si sente? Sarà che io ho beccato tanto cioccolato bianco e non l'ho assaggiato. Ah, io con tantissimo, insomma. Un 7 glielo do perché è fatto bene. Ma io sinceramente un 7,5 glielo darei. Mia sorella lo sta mangiando e dice 9. Ti consiglio di comprarlo, a differenza di assaggiarlo, perché poi finisce dopo quante, forse fino ad agosto. Luglio e agosto. Fino ad agosto, poi non lo potrai più mangiare, a meno che, come ha detto mia sorella, non lo metteranno in perpetuo. La tua classifica, mamma? No, come la tua, uguale. Uguale, vero? Uguale. Anzi, scrivimi se hai provato nel tuo commento sia il Magnum Inferno, cioè, che quello purgatorio, che quest'ultimo. E fammi sapere la tua personale classifica, come ho fatto io e come ha detto mia madre, perché è interessante capire anche un pochino i gusti di tutti, secondo me. Cioè, i video assaggi sono belli per questo. Ripeto, non ho assaggiato a lungo perché poi mi viene al palato, secondo me, troppo dolce. Però è finissimo. Sì. Complimenti alla Magnum, sì, che ha realizzato questa collezione esclusiva, sembra quella dei gioielli o di altro, di questi gelati. Giusto, mamma? Sono stati bravi, non ci si può dire niente. La Magnum è poi una delle migliori marche di gelato, non è una ruffianata, però è così. Hanno fatto in modo di celebrare Dante. Bene. Speriamo che questa video review, come si suol dire, pare che sto parlando di shopping, ti sia stata utile. E ti salutiamo! Ciao a tutti!